Quest'estate per Gerola un piccolo punto su una riflessione, come è andata, come sta andando. Ah, siamo orgogliosi che il cambiamento che abbiamo impresso a Gerola oramai da 4 anni sta producendo frutti notevoli. A Gerola è diventata sempre più meta di un turismo selezionato, di un turismo attento, di un turismo esperienziale che vuole vivere il territorio, che ama non solo l'aria buona, non solo la frescura Flussi di turistici questa valle, sono ma aumentati, sì. da che punto, diciamo, si può Ma ama fare? anche l'arte, la cultura, il brand a Gerola sta crescendo, tant'è vero che oltre ai dati positivissimi dell'anno scorso che ci davano in crescita del 50% sul 2013, quest'anno stiamo finora registrando un ulteriore boom di presenze turistiche che ci attesta a un più 20 rispetto al 2000, 2014. Grosso modo, che presenze turistiche di Gerola si può dare un numero, una In cifra questo momento generica, No, diciamo. io non sono in condizioni, potremmo, a fine estate potremmo provare a darvi dei numeri, ovviamente per Sono noi aumentate le attività turistiche, ricettive, bed and sì, i bed and breakfast. breakfast, gli affittacamere, le attività extrabrighiere stanno aumentando giorno per giorno, oramai la nostra offerta turistica si qualifica sempre più in qualità anche dei servizi offerti, oltre in posti letto che stiamo ampliando, ci sono richieste soprattutto internazionali e questo ci inorgoglisce perché significa che sta passando il messaggio che qui si può fare turismo di un certo livello. Stiamo rivalutando. Io co potrei concludere con le parole di Arbore, che quando è stato qua qualche sera fa per ricevere il premio a Gerola alla carriera, ha detto: per me il mio tour si potrebbe fermare ad Gerola, qui è bellissimo, è paradisiaco e auguro a tutti di Obiettivi per il permanere. futuro? Ma consolidare sempre più in termini di efficacia e di efficienza la nostra attività, migliorare le nostre performance, provare ad affermare sempre meglio il brand a Gerola come capitale del buon vivere. Siamo già il paese più destagionalizzato della Costa d'Amalfi, oramai i nostri flussi turistici giocano su 10 mesi all'anno. Vorremmo provare a consolidare le presenze anche in periodi un po' meno ambiti, con solo quelli terminali dell'anno. Ovviamente per noi la primavera e l'autunno sono i periodi migliori, oltre all'estate che rappresenta il core business da sempre di Agerola. Lo stiamo facendo mettendo in campo una serie di attività che non sono rivolte solo ai grandi. Non abbiamo fatto solo i 4 grandi premi che, come si sa, sono stati da attribuiti a Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Danilo Rea e Giorgio Albertazzi, ma l'abbiamo fatto anche offrendo eccezionali momenti culturali come la rievocazione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Proprio stasera avremo in prima assoluta mondiale una produzione che è coprodotta da noi e dalla Compagnia della Luna, che appunto rievoca il sacrificio di tantissimi italiani e soprattutto di tantissime donne italiane che spesso sono dimenticate quando si parla di guerra. Quindi escursionismo, paesaggio, cultura, ambiente, gastronomia fanno di questo, diciamo, la Gerola, di una perla della campagna del Hai turismo. sottolineato benissimo qual è il nostro core business, però ti volevo dire l'ultima cosa che ti stavo aggiungendo prima. Noi quest'anno abbiamo voluto dedicare 4 giorni a settimana ai piccoli, ai bambini che sono la nostra speranza per il futuro, sono il nostro futuro che cammina. Su loro stiamo investendo tanto perché riteniamo che curare i bambini sia curare una parte di noi stessi, la nostra parte migliore, sia investire veramente sulla possibilità che ci sia un futuro migliore. Il meglio deve ancora venire, ne siamo certi, ci stiamo lavorando perché abbiamo grosse prospettive davanti, lavori pubblici in questo momento, a Gerola è un cantiere aperto, teniamo in questo momento 12 opere pubbliche in corso, apriremo a breve altri 4 cantieri, arriveremo a 16 in contemporanea, stiamo facendo uno sforzo enorme per tentare di migliorare anche la vivibilità e gli standard di qualità, ma anche gli standard ambientali. Stiamo investendo molto sul fotovoltaico perché riteniamo che le energie alternative sono il nostro futuro, stiamo investendo molto sulla qualità dell'ambiente urbano, recuperando spazi di socializzazione, stiamo investendo molto sul nostro futuro perché stiamo lavorando a spron battuto sul Palazzetto dello Sport e sulla Colonia Montana, che rappresentano
diciamo, la capacità di questo paese di mettersi al passo con i tempi e di proporre soluzioni innovative di prestigio per tutti quelli che ci vivono e per chi vorrà tornare qui. Grazie sindaco. Buonasera.